Ciao Pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, sono qui per registrare finalmente il top del 2015. Ho qui in questa busta tutti i prodotti che mi sono strapiaciuti nel 2015 e io direi di iniziare subito. Allora, partiamo con la categoria labbra. Allora, ho da mostrarvi per le labbra tre cosine. Allora, uno è un rossettino di Bourjois ed è il numero 13. È davvero un ottimo colore. È questo bellissimo rosso Borgogna e Bordeaux. Ho detto un insieme molto molto bello. Oltretutto strascrivente, guardate qui che roba. Cioè, ditemi se non è bello. Mi piace tantissimo. L'ho davvero stra adorato. Tiene abbastanza sulle labbra e è abbastanza confortevole e quindi ci sta. Altro rossetto di cui vi voglio parlare è questo qua che avevo vinto in un giveaway, è di Kiko ed è il numero 910. All'inizio non mi piaceva in realtà, però poi non so che bellissimo è questo rosa qua, bambolina, molto molto carino. Allora, è confortevole sulle labbra, è lucido, più che essere un rossetto è un tipo un lip gloss a rossetto, è questo qui, vedete, è molto molto lucido, non dura tantissimo, ha un odore che è, cioè, tipo confettoso, molto molto buono, è della linea, non so, mi sembra Smart Lipstick, non ne ho idea, comunque questa linea qui. Appunto, l'avevo vinto in un giveaway e con l'abbronzatura e se si è un attimo truccate sta divinamente. È un rossetto che secondo me può andare bene per tutti i giorni e lo trovo davvero davvero molto molto carino, quindi anche questo mi è piaciuto tantissimo. E come burro cacao vi voglio parlare di questi qua da Av, ma ve li voglio solo accennare, non so se li troverete mai. Non hanno un buon inci, però io ne ho uno scatolone pieno a casa e me li sto divorando quasi tutti, cioè molto 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 validi. Poi faccio vedere categoria labbra, facciamo categoria viso. Fondotinta barra BB cream che mi è piaciuta tantissimo e che sto finendo, sono anche un po' triste se è per questo, è questa qui di Essence della linea My Skin Tinted Moisturizer nella tonalità medium to dark skin. È questa qui. Voi dite, adesso non la puoi utilizzare perché è troppo scura, però usata poca e sfumata per bene non si vede, anzi ti dà un bellissimo colorito al viso, ti uniforma tantissimo, mi piace stratanto, infatti la sto anche quasi per terminare. L'odore è anche abbastanza gradevole e niente, ve la straconsiglio, dura abbastanza, è una BB cream quindi è molto leggera. E ve la straconsiglio, costa poco e sapete Essence, però è davvero davvero valida secondo me. Altro prodotto di cui voglio parlarvi è la cipria, vi parlo di questa qua di Make Up For Ever che utilizzo da ormai tutti i giorni da circa un annetto e l'avevo comprata al Cosmoprof 2013, l'ho aperta l'anno dopo, quindi dal 2014, anzi più di un anno quasi che la consumo. Un anno, qualcosa, però è tipo interminabile, davvero, non sto scherzando, tutti i giorni, guardate quanta me ne rimane ancora, ed è appunto, non so se ve l'ho detto, della Make Up For Ever ed è la famosissima High Definition Powder della linea HD. Sapete tutti, non vi sto a dire, fa un bellissimo effetto, bisogna applicarne non troppo perché sennò, vabbè, se vi fate le foto col flash vi viene un po' la chiazza bianca, ne basta poca e vi matifica un sacco, quindi non spendo neanche più di tanto parole perché è molto molto famosa questa cipria qua, è molto molto chiacchierata, quindi sapete già abbastanza. Comunque vi posso dire, la mia opinione è stata stra positiva. Andate da Sephora che comunque vendono questi campioncini, cioè campioncini che poi non è neanche tanto un campioncino perché sono 5 grammi ma è davvero interminabile, ve lo giuro, tutti i giorni per un anno e non accenna a finire o diminuire. Vi parlo di un blush e vi cito questo qua della Just Cosmetics, di cui vi lascio il link dell'azienda giù nell'info box. Cioè, stupore delle stupore. Non vi consiglio Just Cosmetics, se mai mi cagherete mai, non dubito. Vi dico, migliorate
l'imballaggio dei vostri prodotti, perché non potete spedirmi due prodotti in polvere e tutti e due mi arrivano scassi. Allora, l'ombretto mi è arrivato proprio frantumato di peso. Questo invece si era alzata qua, non l'avevo visto al centro. Una volta che ho già appucciato il pennello, bam, si è crepato definitivamente. E niente, si è alzata la cialdina in realtà. Sto guardando che tutta la cialdina è alzata, non è ben compattata. Però vabbè. Cioè, scoperte delle scoperte, è strapigmentato, strasetoso. Mi piace davvero tantissimo, quindi non me l'aspettavo minimamente. Peccato che sia arrivato rotto, è davvero davvero stato un peccato. Ed è il Cichlid Glow Blush. È dello 0,50 peony, sono 5 grammi per 24 mesi di scadenza. E niente, appunto, questo qua ed è davvero davvero carinissimo. Vi faccio uno sboccino, non voglio premere tanto perché altrimenti mi ci rimane. Ed è questo. Non si vede, troppa luce. Eccolo. Ed è quello lì, il terzo un po' più a basso. Mi piace davvero tantissimo, scoperta della riscoperta, appunto. Poi, passando alla categoria, no, rimanendo sempre in viso, vi mostro i correttori. Sono i due correttori che ho da sempre, l'ho davvero da una vita. Uno li sto anche terminando. Questo qua pensavo di terminarlo, ma non termina più. Uno è il Garnier Pure Acti 2 in 1 Tinting Spot Roll-On, è questo qui. Questo qui lo utilizzo molto per illuminare la zona perché è molto, molto chiaro, però abbastanza coprente e illumina tantissimo lo sguardo, quindi mi piace stra tanto. Durano tutti e due tutta la giornata. E l'altro è lo strachiacchierato Cancelletta correttore trattamento di Maybelline. Mi piace tantissimo, lo ce l'ho da circa un anno. Io ho tolto la spugnetta per far sì che si mangi meno prodotto. L'ho pagato 6,90 euro, una cosa del genere, quasi 7 euro. E me ne rimane ancora pochissimo. Però mi piace davvero tantissimo. Mi è piaciuto un sacco. Lo volevo provare anch'io perché era appunto stracchiacchierato questo correttore. E anche io ne sono rimasta molto, molto colpita. E molto molto entusiasta perché è davvero un ottimo correttore. Dura tutta la giornata, è abbastanza coprente e il suo lavoro lo fa egregiamente. Passando alla categoria occhi, vi faccio vedere gli ombretti che mi sono piaciuti di più in assoluto. Uno è questo qui che ho anche su adesso, che è questo, non si vede niente perché ce l'ho su da stamattina, fa lo stesso, è questo doratino qui della palette Sun Club di Essence. Vi faccio un attimo uno zoom. Come potete vedere l'ho quasi... Oh, rasa. Come potete vedere, aspettate con calma. Non gli piace questa palette. Duh. No, non gli piace lo zoom. Vabbè, ve la faccio vedere da qua. Allora, è questa palettina qua di Sun Club di Essence. È questo doratino qui. Eccolo qua. Eccolo qui, come potete vedere ha un bel bucozzo, tutta la palette mi piace un sacco in realtà. I miei colori, come potete vedere, sono tutti shimmer. I miei colori preferiti sono questo doratino qua che uso tantissimo, infatti lo sto quasi per terminare, ma io i doratini giallini su queste tonalità li mangio. E un altro colore molto bello è questo verdone qua, è eccezionale, vi faccio uno swatch di entrambi. Sono questi due qui. E ve li faccio vedere qui. Ecco qui. Guardate che meraviglia. Sono davvero, davvero. A parte che adesso così si vedono meglio anche tutti i rossetti. Questo è il blush, questo è il rossetto di Kiko e questo è il rossetto Bourjois. Vedete quanto sono belli? Cioè, bellissimi, bellissimi. Guardate il rossetto di Bourjois, che colore è. Vabbè, comunque tornando alla palette di Essence, mi piace tantissimo, resiste un sacco sull'occhio e trovo che sia strapigmentato, un po' polverosetto. Applicato col pennello, ragazzi, vi dico già che non hanno resa, almeno su di me il doratino, dov'è? Qua, non ha per niente resa, cioè il pennello mangia tutto il colore. Invece applicato col dito, perché io le applico sempre col dito,
hanno una resa eccezionale, mi sono piaciuti davvero un sacco, quindi ve la strapromuovo e mi è strapiaciuta. Quindi brava Essence, hai fatto davvero un'ottima palette, poi è pratica, tascabile. Io non lo porterò mai più in viaggio, però vabbè, perché mi si è distrutto. E un altro colore che mi è piaciuto tantissimo è questo qua della linea Happy Birthday di Sephora ed è un fantastico color champagne. Guardate cosa è. Cos'è? Dico io. Ve li danno in regalo con la Sephora Black. Eccolo qui. Anche questo è stra luminoso. È il Movie Popcorn numero 72. Ve lo applico qui, eccolo qui, questo qui di fianco al rossetto. Guardate cos'è bello, quanto può essere luminoso questo ombrettino qua. Bellissimo, bellissimo ragazze, bellissimo. Mi sono, tornando a noi, mi sono davvero trovata molto molto bene anche con questo rossetto qui. Trovo che questo set qua di tre ombretti sia davvero davvero molto carino. Ve lo danno in omaggio con la Sephora Black, la settimana del vostro compleanno. Comunque vi danno una scadenza piuttosto ampia. Tornando agli ultimi due prodotti del top 2015, abbiamo un eyeliner che è il solito famosissimo eyeliner di Maybelline nella tonalità 01 Black, è il classico, è un nero bello intenso, bello duraturo. Io nell'ultimo periodo in realtà non l'ho più utilizzato, però mi piace tantissimo, ve lo davvero straconsiglio, ve ne ho parlato in tantissimi video e sapete che è davvero grandioso come eyeliner, dura tantissimo, non costa eccessivamente tanto, il nero è un bel nero intenso, quindi stra top. E l'ultimo prodotto, che è stata una scoperta degli ultimi 4 mesi circa, è questo mascara qua, primer della Sant'Angelica. Ragazze, per chi ha delle ciglia un po' sfigatelle, questo mascara qua vi cambierà la vita. Lo mettete prima del mascara, è un trattamento in realtà anche. Può essere messo prima di andare a dormire, dopo essersi struccati, prima del trucco, prima di mettere il classico mascara. Io lo metto sempre prima del mascara. E anche per le sopracciglia, in realtà, fa sia ciglia che sopracciglia, ma sopracciglia non lo utilizzo. L'ho provato qualche volta e vedo che le fissa tantissimo. Comunque, l'utilizzo che ne faccio io è una. Per le ciglia, prima di mettersi il classico mascara, e questo qua ti fa due ciglia così, davvero ve le infoltisce, ve le allunga, ve le incurva in un modo eccezionale. Quindi, infatti, a me ha salvato tantissimo perché sto usando un mascara che non mi piace per niente. Però lo finisco e questo qua almeno mi aiuta perché se no, senza questo io non avrei alcun tipo di effetto sulle ciglia. Adesso non so se si può vedere qualcosa, vi faccio vedere un attimo. No, non rende per niente. Comunque tutti mi fanno. Mi hanno chiesto se io avessi le ciglia finte. Adesso vabbè, ragazzi, sono le 7 di sera e ce l'ho solo stamattina alle 11, quindi un po' l'effetto è anche svanito. Però è davvero eccezionale. Quindi se fate una capatina in farmacia, provatelo. Non so, chiedete un tester, non so mai se esiste. Però è davvero eccezionale, mi è piaciuto tantissimo e ringrazio mia zia perché questo me l'aveva dato mia zia. Quindi ti ringrazio davvero di cuore perché mi hai dato un prodotto che davvero amo, amo alla follia. E i miei prodotti beauty sono finiti, però vi voglio accennare, vi voglio anche parlare di un solido olio che se mai trovate ve lo consiglio perché è stra idratante, è stato un regalo di Natale ed è il solido olio, questo qua, il tè verde, l'ho utilizzato già un po' di volte e ragazze cosa non è, è idratantissimo, praticamente l'odore è stra buono, però è questo qua e se lo trovate ragazze compratelo perché è naturale al 100% ed è eccezionale davvero ragazze, davvero. Non ho mai visto una cosa di questo genere, è davvero buonissimo. Quindi stra promosso. Volevo giusto farmi un piccolo accenno perché è davvero eccezionale. Niente, questi qua sono tutti
miei prodotti top del 2015. Fatemi sapere quali sono stati i vostri, se c'è qualcuno dei miei prodotti che vi ha incuriosito, che se siete d'accordo con me sulla recensione dei prodotti. Se non siete d'accordo, fatemi sapere qualsiasi cosa e lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!